cos'è il misterioso gruppo noto come gli Illuminati? Che origini ha? E chi sono i suoi membri? Sono veramente una specie di governo mondiale segreto che opera nell'ombra? O è solo l'ennesimo esempio di teoria della cospirazione? Bisogna considerare la concreta possibilità che vi siano dei burattinai dietro Obama, dietro Cameron, dietro Putin, che influenzano e dirigono il gioco. È terrificante pensare che ci sono milioni, forse decine di milioni di persone che considerano gli Illuminati come una realtà. È una convinzione diffusa e, considerando i dati che abbiamo, è sorprendente che tanta gente creda a una leggenda metropolitana. Quindi avrebbero tentato di riprodurre tutto questo nel cuore di Parigi. Hanno eretto un tempio egizio al centro di Parigi. È solo l'ultima di una serie di teorie che comprendono di tutto. Comunque gli Illuminati esistevano davvero. Sono una grande società segreta, in grado di determinare gli eventi influenzando la nostra vita in un modo che ignoriamo del tutto. Il pentacolo è l'antico simbolo della potenza di un culto che veniva utilizzato per delimitare uno spazio rituale in cui realizzare pratiche magiche. Che adesso è nota come la città di Londra. È da oltre un secolo che si parla dell'esistenza degli Illuminati. Si dice che si incontrino in segreto, ma che riescano a influenzare il mondo intero. In effetti sarebbe una specie di governo segreto. Ora, tutto questo farebbe pensare ad un film di James Bond. Ma sarà vero? Abbiamo da secoli prove certe dell'esistenza di diversi gruppi noti come gli Illuminati. Questo fin dal XIV e XV secolo. Ma che non sono quelli di cui la gente parla oggi, direi tutt'altro. Non è certo quel genere di società segreta a cui pensiamo parlando di Illuminati. La convinzione dell'esistenza dei cosiddetti Illuminati oggi è molto diffusa, particolarmente tra le nuove generazioni, convinte che tutto, dalle guerre all'economia, dalla meteorologia alle crisi dei mercati, agli aerei che scompaiono, dipende da una serie di misteriosi burattinai. L'aspetto più ironico è che tutta la questione degli Illuminati, cioè dei cattivi che comanderebbero il mondo in società con il diavolo, è nata con la Chiesa Cattolica, che ci ha lavorato su parecchio. Ci hanno costruito su un mito basato appunto sugli Illuminati in combutta con il diavolo, il che offriva a questa misteriosa congregazione i mezzi di cui non potevano disporre e che avrebbe potuto metterli addirittura in condizione di rovesciare la stessa Chiesa. Ma questo ha dato colore a tutta la storia ed è esattamente così che è nato il mito degli Illuminati, proprio grazie alla Chiesa Cattolica. Come è scontato, la storia degli Illuminati non è molto ricca in quanto a fatti e a verità storiche. Quello che è certo è che il nome riprende quello di una società segreta fondata nel 1776 da un professore di diritto tedesco, Adam Weishaupt. Secondo quanto lasciò scritto, l'intenzione era quella di opporsi alla Chiesa, al potere dello Stato e alla loro influenza sulla vita pubblica. Ne facevano parte accademici, pensatori rinascimentali e liberi cittadini. I propositi erano sicuramente validi, quelli di lottare per la libertà e l'uguaglianza tra uomini e donne, concetti radicali per il XVIII secolo. Oggi gli Illuminati vengono invece visti da molti come una congrega di politici influenti, di finanzieri e di antiche famiglie europee, che controllano il mondo a dispetto e al di sopra dei governi democratici. Secondo molti si incontrerebbero segretamente per definire i loro piani diabolici, che comprendono la pianificazione di crisi finanziarie, prezzi concordati e guerre strumentali ai propri interessi. Si dice inoltre che siano acerrimi nemici della Chiesa e molti sarebbero massoni molto influenti.
Ai giorni nostri, i simboli più noti degli Illuminati, l'occhio che vede tutto e la piramide, si notano sempre più spesso nei video musicali, inducendo un'intera generazione a credere che artisti come Jay-Z, Beyoncé e Katy Perry facciano parte di una cospirazione volta a fare il lavaggio del cervello ai giovani, intento ovviamente strumentale a quello degli Illuminati. In un video di Rihanna ci sarebbero messaggi subliminali che indurrebbero all'obbedienza nei confronti degli Illuminati. In uno di Katy Perry si noterebbero invece degli antichi simboli egiziani e degli uomini che si trasformano in cagnolini. Oh, e poi ci sono i suoi denti. E tutto questo per un gran numero di persone sarebbe la realtà dei fatti. Dei misteriosi messaggi subliminali degli Illuminati verrebbero emanati da tutte queste fonti, da queste folli fonti moderne per influenzare il nostro cervello. Secondo voi non c'è anche Lady Gaga dietro il nuovo ordine mondiale? No, è il nuovo ordine mondiale che consiste in Lady Gaga. Quello che auspicavano, parliamo degli Illuminati di epoca relativamente recente, era che si permettesse alla gente di pensare liberamente. Loro volevano l'emancipazione e la possibilità di studiare per le donne e volevano liberarsi dalla dominazione della Chiesa Cattolica. Volevano liberarsi dal controllo ossessivo dei vari despoti politici. Insomma, si battevano idealmente per la libertà. Negli anni ci sono state numerose voci, articoli e persino libri che hanno denunciato scellerate alleanze tra Vaticano, varie società segrete e la massoneria. Ora, non ci sono mai state prove certe in questo senso, ma il dibattito è ripreso nel 1982, quando il finanziere Roberto Calvi, noto anche come il banchiere di Dio, viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Lo scrittore Robert Howells ha dedicato anni allo studio del mondo oscuro degli Illuminati. Howells è convinto che siano ancora in attività, non come gruppo unitario, ma come rete di società segrete e di logge massoniche, molte delle quali avrebbero importanti collegamenti con il Vaticano e il mondo della politica e della finanza. Ma esistono ancora oggi? I loro ideali, di sicuro. Gli ideali di una rivoluzione culturale, di una rivolta culturale, sono ancora vivi tra noi. La gente guarda la rivoluzione francese come a un momento epocale in cui il popolo decise che non era soddisfatto dei loro governanti e se ne liberò, così come si liberò delle strutture che lo opprimevano. Come simbolo di tutto questo esistono ancora. Uno dei miti più diffusi in questo ultimo decennio riguarda una fondazione privata che sarebbe il paravento degli Illuminati, il gruppo Bilderberg. Che cos'è esattamente il gruppo Bilderberg? Il gruppo Bilderberg si è formato negli anni 50 con l'intento di creare un forum in cui America ed Europa potessero scambiarsi informazioni. Era composto da capi di Stato e da alti esponenti del settore militare, del commercio e della finanza. Ma negli anni, per via della riservatezza dei loro incontri e per l'importanza di tutti coloro che vi prendevano parte, si è iniziato a considerarlo come un'attività che ricordava quella degli Illuminati. Insomma, come un gruppo di persone che sta cercando di controllare il mondo e dettarne le regole. Per molto tempo, fino all'incirca una quindicina di anni fa, era difficile persino sapere se c'era stato un incontro. E questo è il massimo per un teorico delle cospirazioni. Cosa tramano questi uomini così potenti? Di che cosa parlano? D'accordo, sono incontri riservati, si potrebbe parlare anche di riunioni segrete, ma resta il fatto che non pubblicano mai alcun resoconto. E questo accentua le polemiche. Tutti coloro che nutrono dei sospetti e che si oppongono li ritengono dei semplici cospiratori, il cui unico intento, a dispetto dell'effetto che le loro azioni potrebbero avere sulle sorti dell'umanità, è quello di dirigere lo spettacolo.
Bisogna considerare la concreta possibilità che vi siano dei burattinai dietro Obama, dietro Cameron, dietro Putin, che influenzano e dirigono il gioco. Da quando la rivoluzione francese ha abbattuto la monarchia, Parigi è diventata uno dei centri privilegiati per le società segrete, per la massoneria e per gli illuminati. Secondo molti, esponenti chiave di questi gruppi sarebbero in possesso di materiale eretico, vangeli apocrifi e cronache risalenti addirittura al primo secolo, in grado di cambiare per sempre la nostra visione del cristianesimo. Le ricerche di Robert lo hanno portato ad individuare nella chiesa di Saint-Sulpice uno dei centri di questa eresia, che avrebbe ospitato addirittura un'intera biblioteca di testi cosiddetti eretici. Venne fondata nel XVII secolo da un prete cattolico, Jean-Jacques Ollier, che era anche membro di diverse società segrete molto influenti. Qui c'è qualcosa che devi vedere. Ollier, dal suo letto di morte, dichiarò che la cristianità si basava su una vasta panoplia di falsità. Ho capito. Fu lui a fondare questa chiesa, in realtà a darle la sua veste attuale, perché era preesistente. Ora, se osservi questo dipinto, noterai il personaggio sulla sinistra, che in realtà lo rappresenta nel quadro. Quindi quello è l'uomo che ha costruito questa chiesa? Sì. E che ha detto che la cristianità è fondata sulle menzogne? Sì, e in questo quadro ha la mano sulla bocca, che nel gergo massonico vuol dire guai, panico. E che cos'ha nell'altra mano? Sotto il braccio ha dei documenti, dei papiri e dei libri. E il fatto che fosse nascosto in uno degli affreschi della chiesa credo sia importante perché attesta la segretezza di questi documenti. Sono queste le prove dei contenuti eretici che avevano e che erano custoditi in questa chiesa. E ne abbiamo le prove più tardi, nel XIX secolo, quando il canonico Lili dichiarò di avere le prove che Gesù fosse ancora vivo nel 45 d.C., essendo sopravvissuto alla crocifissione. La roba che scotta. Sì, per la Chiesa è veramente roba che scotta e che se provata avrebbe potuto distruggerla. In realtà, la Chiesa e gli Illuminati sarebbero collegati da secoli. E si dice, ma è stato raramente provato, che alcuni importanti esponenti di società segrete ricoprirebbero ruoli chiave nella Chiesa. Curiosamente, mentre eravamo vicino a Notre Dame, abbiamo assistito alla parata di un ordine segreto che passava per le strade. C'erano sacerdoti, un vescovo e dozzine di persone comuni che indossavano cappe da cerimonia. Ma chi erano? Probabilmente membri di un ordine massonico o della cavalleria legati a Notre Dame. Ma quello che mi ha colpito è il livello della sicurezza che li accompagnava. Chi sfilava era letteralmente circondato da poliziotti e agenti in borghese con gli auricolari che camminavano all'interno del corteo. Se chiedi informazioni su queste persone e hai difficoltà ad ottenerle, allora pensi subito al gruppo Bilderberg. Pensi al G8 e ti domandi, ma chi è che stampa i soldi a questo mondo? E poi scopri che sono mani private e ti chiedi, chi? Chi c'è dietro? Queste persone esistono sul serio. Insomma, quello che sappiamo lascerebbe pensare che sia tutto vero e che hanno mantenuto l'anonimato più assoluto per centinaia, se non per migliaia di anni. Secondo Robert, non bisogna girare molto a Parigi per notare l'influenza dei massoni e degli illuminati. In effetti, uno dei più famosi punti di riferimento della città, la piramide del Louvre, fa parte di una struttura molto più grande, la ricostruzione di un antico tempio egizio.
Questo è uno dei più famosi simboli dell'Egitto. Certo. Al centro di Parigi abbiamo una piramide che riproduce esattamente gli angoli della grande piramide d'Egitto. Sì, d'accordo. La volle François Mitterrand nell'ambito di un progetto edilizio in cui simboli egiziani vennero piazzati in tutta Parigi. Abbiamo questa, abbiamo obelischi, abbiamo archi. Sembra un vero e proprio omaggio all'Egitto, compresa la ricostruzione dell'antico tempio di Luxor, con al centro una piramide. Il tempio di Luxor rappresenta il tempio dell'uomo in cui risiede Dio. Sai, è stupenda, fantastica. Sì, ed è anche un testamento alla massoneria che riscopre l'antico Egitto ed un'epoca in cui era tutto costruito alla perfezione, secondo gli ideali di Dio, il grande architetto. La piramide venne commissionata da un massone di altissimo rango, François Mitterrand, e si dice che sia composta da 666 lastre di vetro. Il numero simbolico di Satana, secondo il libro della Rivelazione. Ma secondo il museo, le lastre sarebbero in realtà 672. È comunque interessante notare come i suoi angoli riproducano esattamente quelli della grande piramide di Giza. A questo punto, il progetto di Mitterrand rappresenta soltanto un'eccentrica follia, apparentemente fuori posto in questo piazzale del XVIII secolo? O c'è qualcos'altro sotto? Mitterrand aveva delle idee abbastanza esoteriche, giusto? Dopo la sua morte è stato rivelato dai suoi autisti e dal suo staff che spesso si recava a visitare la piramide, da solo, nel pieno della notte, come se volesse meditare contemplandola. È quindi evidente che fosse, come dire, incuriosito da un sacco di cose abbastanza strane. Lo interessavano anche però cose legate al potere terrestre. In realtà, credo che sentisse in qualche modo di avere il diritto divino di governare la Francia. Questo fin da quando era giovane. Si sentiva un predestinato per quell'incarico. Era il suo destino. Abbiamo visto la piramide del Louvre e adesso siamo nella parte occidentale dei giardini del Louvre e questo è l'obelisco. È egiziano ed era dedicato a Ramses II. Ma è davvero egiziano? Vedo i geroglifici. Sì, certo, viene dal tempio di Luxor e completa il tempio che hanno ricreato qui sfruttando il Louvre. L'aspetto interessante è che qui sorgeva nella stessa posizione in cui sorgeva quando era a Luxor. Se guardiamo una mappa del Louvre con i giardini, ecco la piramide. E la testa di quella che sembra la figura di un uomo a forma di tempio. La piramide è qui e inoltrandoci nel giardino, ecco qui l'obelisco. Ora, se vedi una foto aerea del tempio di Luxor, si vede la stessa disposizione. Sì, è la stessa. Ed in modo simile, qua giù, ecco la posizione originaria dell'obelisco. Quindi avrebbero tentato di riprodurre tutto questo nel cuore di Parigi. Hanno creato un tempio egizio al centro di Parigi. Mi stai dicendo che guardando questi famosi punti di riferimento che ormai tutti conosciamo, dovremmo vederci dietro qualcos'altro per come sono posizionati. Era tipico della mentalità massonica tentare di reintrodurre queste vecchie conoscenze, questi vecchi misteri della vita di oggi, usando quell'architettura, la grande architettura egizia, per ricreare dei templi. Così come si ricrea il Tempio di Salomone quando si fonda una nuova loggia, qui hanno ricostruito un tempio egizio al centro di una capitale europea. Se Robert ha ragione e la posizione della piramide del Louvre e dell'obelisco risponde a un preciso piano segreto massone volto a creare uno spazio sacro nel cuore di Parigi, allora si può cogliere il senso di potere che dovevano sentire i suoi creatori. Resta il fatto che, confrontando la planimetria del Tempio di Luxor e l'area che circonda il Louvre, le somiglianze sono evidenti. If you
quello che... Se si guarda la pianta di Parigi e quella del Tempio di Luxor, si nota subito come la struttura del Louvre e dei suoi giardini richiami indiscutibilmente quella di Luxor. In un certo senso, i massoni hanno ricreato l'Egitto, l'antico Egitto, dentro Parigi, in piena vista. E chi entra ed esce dopo aver visto Mona Lisa e magari fatto colazione sui prati, non ha idea di trovarsi al centro di un tempio egizio. Un luogo di potere, un luogo di grande importanza spirituale, il tutto realizzato nel cuore di Parigi. Aspetta, mi stai forse dicendo che esiste una specie di portale magico al centro di Parigi? Ecco, questo non lo credo. Quello che dico è che qualunque esoterista, tra i quali includo Mitterrand, il presidente Mitterrand, per loro l'allineamento di edifici, di caratteristiche naturali o di altri elementi o di simboli, magari incisi su un muro, non è come lo vedremmo noi, non è soltanto interessante. In realtà, per loro, ha un significato molto più profondo, in quanto rappresenta la direzione di un flusso magico di energia. So che fa pensare a Harry Potter, ma per loro è veramente una specie di portale per energie che vengono da Dio, dagli spiriti o non so cosa, e che giungono nella nostra dimensione per essere utilizzate. Per cosa? Per qualsiasi cosa, direi soprattutto per avere più potere. C'è quasi sempre quello al centro di tutto. Insolitamente, per una società creata in un'epoca in cui Mozart era ancora vivo, quella degli Illuminati fa notizia ancora oggi tra i giovani e sui social network. Internet è sempre in agitazione quando si tratta di messaggi ed immagini ritenuti satanici ed utilizzati dalle grandi stelle di oggi. Se volete vedere chi sono oggi i veri Illuminati, non avete bisogno di introdurvi negli archivi segreti vaticani, ma vi basterà entrare in un internet caffè. Salve! Tutto bene? Posso mettermi lì? Magnifico, grazie. Secondo la gente, chi sono oggi gli Illuminati? Oh, è un fenomeno stupefacente, presente in tutto il mondo, e stavo per dire specie tra i giovani, ma in effetti c'è un gran numero di persone nel mondo convinto che gli Illuminati si muovano dietro la scena, in combutta con il diavolo, e questo non è assolutamente soltanto un modo di dire. Anzi, letteralmente in combutta con il diavolo, e magari anche con alieni diabolici, e che sono loro a governare il mondo nel tentativo di stabilire un nuovo sinistro ordine mondiale. Poi, secondo coloro che credono a questa teoria, perché di questo si tratta, ma per loro è invece la realtà, per loro non è una teoria. Allora, secondo loro, queste persone hanno un ruolo centrale nei governi, nelle professioni mediche e nel mondo dell'economia. Ora, qualcuno potrà essere d'accordo, ma per loro è la situazione reale e qui si tratta di una vera cospirazione basata fondamentalmente su un patto satanico. Gli Illuminati, secondo questo articolo, sarebbero un antico e misterioso gruppo elitario che controlla praticamente ogni aspetto della vita sul pianeta, composto dai vertici del mondo politico e finanziario e sembrerebbe anche da Jay-Z. È straordinario quanta gente ci creda davvero. L'argomento è su un sacco di siti, anche se questo era scontato, ma parlandone con la gente, gente che di solito non è interessata a questi temi né alla politica, penso soprattutto a giovani e a studenti con cui ho parlato, sono in molti a dare per scontata l'esistenza degli Illuminati. Infatti ne sono convinti praticamente tutti quelli che ho ascoltato. È quasi incredibile quanti ci credano e considerati i dati oggettivi che abbiamo e i fatti storici, è sorprendente che tanti credano a una leggenda metropolitana. Ah, questo è interessante. Puoi entrare anche tu tra gli Illuminati. Ci siamo. Vogliono solo $2 e 99 al mese. The
L'ossessione per gli Illuminati e i loro simboli ha veramente passato ogni limite nell'ultimo decennio. Ora prendete ad esempio il gesto che vedete fare a grandi rock star e anche a politici. Certo, è particolare, ma in fin dei conti significa qualcosa? Probabilmente no. L'altro è il famoso occhio che vede tutto e appare sulla banconota da un dollaro e che rappresenta l'occhio del grande geometra dell'universo, secondo la massoneria. Ma adesso si vede anche nei video di Lady Gaga, in quelli di Jay-Z, di Rihanna e di tante altre grandi stelle. Ormai usano tutti le stesse immagini. D'accordo, sono tutte belle immagini, ma blogger e gente che scrive sui siti le vede e dice: ah ah, anche tu sei un membro degli Illuminati. E quindi sei stato scelto per propagandare questo messaggio, ma sono c***o, si tratta solo di immagini utilizzate per vendere musica. Se devo essere sincero, più scavo in questa storia e meno mi sembra reale. Sì, c'è stato un gruppo di liberi pensatori nella Germania del XVIII secolo, ma per quanto possa aver accertato, è finito tutto lì. Da allora il mito degli Illuminati si è lentamente ma inesorabilmente affermato sulla scia della massoneria, di altre società segrete, di fondazioni private ed occultisti vari, fino a divenire il mostro dei giorni nostri. Quando guardiamo alla percezione comune del ruolo degli Illuminati nella società dei giorni nostri, è facile rendersi conto di quanto si è ormai distorta. Quasi tutte le situazioni che non si possono spiegare, quasi tutte le forme di potere al mondo, per arrivare poi adesso alle stelle della musica, si presume che siano in un senso o nell'altro associate a questa cospirazione onnicomprensiva volta a conquistare il mondo, di solito nel senso negativo del termine. Questo in modo particolare accade perché la gente è sospettosa dei banchieri e degli industriali, ormai non ci fidiamo più dei politici, quindi noi tendiamo a metterli tutti insieme, ritenendoli coinvolti in una oscura manovra che ha l'intento di privarci di ogni potere. Parigi non è l'unica città ad essere influenzata da società segrete e dalla massoneria. Dopo il grande incendio che semidistrusse Londra nel 1666, grandi pensatori, scrittori, architetti e alchimisti dell'epoca come Sir Christopher Wren colsero l'occasione per dare alla città un'immagine che riportasse ai loro interessi esoterici. Il giornalista David Hamblin ha dedicato degli anni allo studio della loro influenza su Londra, rivelando un mondo segreto fatto di simboli, antiche geometrie ed occultismo celato in piena vista. Uno di quegli uomini fu Nicholas Hawksmoor, che costruì numerose chiese nella capitale, tra le quali Christ Church a Spitalfields. L'aspetto interessante è che presentano delle precise caratteristiche di collocazione nello spazio, che le lega tutte insieme. Vediamo. Allora questa è una mappa di Londra. Sì, questa è una mappa dell'area urbana di Londra e qui c'è Christ Church a Spitalfields. Poi abbiamo St. Luke, St. George e St. John. Christ Church, che unite formano una specie di stella. Sì, un pentacolo. Quindi tu ritieni che Hawksmoor abbia costruito apposta le sue chiese per ottenere un pentacolo? La distribuzione e le distanze tra loro fanno senz'altro ritenere che stesse cercando di ottenere una certa figura e il risultato che se ne ottiene è esattamente un pentacolo. E qual è il significato del pentacolo? Si tratta di un antico simbolo del potere occulto che veniva utilizzato per circoscrivere uno spazio rituale entro cui operare pratiche magiche. D'accordo, ma allora perché questo spazio? Si sa a cosa servisse? Diciamo che è un po' come se avesse reclamato l'area in questione. Che poi sarebbe l'attuale città di Londra. Sì, il centro. Gli Illuminati vengono spesso collegati a un mare di teoria della cospirazione,
Ma quali sono le principali? Diciamo pure che sono al centro delle principali teorie della cospirazione, la più famosa delle quali è sicuramente quella del nuovo ordine mondiale, che vedrebbe un misterioso gruppo cercare di abolire le varie nazioni e in modo particolare di superare la sovranità americana. Ora, è evidente che novità come l'Unione Europea, dove i confini nazionali sono stati abbattuti e in cui il potere viene gestito da una indefinita organizzazione centrale, rappresenta il chiaro segno dell'opera degli Illuminati. Nella loro visione, ora, gli Illuminati stanno cercando di conquistare anche il resto del mondo. Potranno non aver conquistato il mondo nel XVII secolo, ma hanno ricostruito Londra. E la loro realizzazione principale è sicuramente la cattedrale di St. Paul. Secondo Hamblin, doveva essere questo il centro dello spazio sacro che avevano creato nella capitale. Una nuova Gerusalemme. Ecco, adesso riconosco il posto. Certo, è molto lontana dall'austera Christchurch e dalle sue linee semplici. Sì, assolutamente. Qui si nota molto la mano di Sir Christopher Wren. In effetti questa è la sua opera maggiore e probabilmente di tutta l'architettura inglese del XVII secolo. La cattedrale di St. Paul, il cuore della nuova Gerusalemme che si voleva edificare qui dopo il grande incendio di Londra. Quindi doveva avere un ruolo centrale nel piano degli Illuminati. Sì, e anche nel progetto dell'intera Londra. Che cosa abbiamo qui? Come vedi, St. Paul sorge nel cuore stesso... Ehi, è vero, hai ragione. Del piano di ricostruzione. Noi siamo partiti da qui, da Christchurch a sì, Spitalfields. Siamo partiti da lì. E Oakmore è... E Oakmore è completamente circondata dalle chiese. E al centro dell'area c'è St. Paul, il cuore battente della nuova Londra. È vero. Vedi, la nuova Gerusalemme è la città splendente sulla collina, l'esempio offerto al mondo di una città perfetta e idealizzata, nel cui cuore sorge la versione moderna del Tempio di Salomone che incarna tutta la saggezza dell'universo, cioè la cattedrale di St. Paul. Era questa la visione di Christopher Wren e degli altri che tentarono di ricostruire qui la loro nuova Gerusalemme. Questo sito ha anche dei collegamenti interessanti con la massoneria, visto che la prima gran loggia venne fondata esattamente in quel locale, la Old Goose and Gridiron Public House, nel 1717. Ed è significativa la vicinanza con i massoni? È molto significativa. Nella mitologia massonica, la prima loggia in assoluto venne fondata nel Tempio di Salomone a Gerusalemme, mentre la prima gran loggia unificata, fondata in Inghilterra, nasce appunto in quel locale. Quindi accanto al simbolico tempio di Salomone a Londra. Si è da sempre ipotizzato che ci fossero dei rapporti molto stretti tra gli Illuminati e la massoneria. Ora, in questo senso, tenderei a vedere in entrambe le aggregazioni ed in quello che ne conosciamo, qualcosa di più antico e di più profondo. Se dovessi scegliere un termine migliore per definirle, io sceglierei guardiani o magari guide e direi che si va indietro di millenni e non solo di qualche secolo. Secondo i teorici della cospirazione, ci sarebbero gli Illuminati dietro la massoneria. Secondo altri, sarebbe invece vero il contrario, scegliete voi. Comunque, tornando all'origine degli Illuminati, il rapporto con la massoneria è dato da un loro tentativo di infiltrarsi e acquisire la massoneria. Ma questo divenne una specie di regalo per i loro avversari una volta che gli Illuminati caddero in disgrazia. Il tentativo di assorbire la massoneria legò per sempre le due società segrete, e da allora, quando vedi un massone, finisci per vedere un illuminato. Ci sono in giro delle folli, ma molto radicate convinzioni, secondo le quali la massoneria è qualcosa di diabolico, e di conseguenza deve essere legata agli illuminati. Quello che li accomuna è sicuramente una malvagità diabolica di fondo su grande scala che li porta a voler conquistare il mondo. Nei pressi di Christchurch, a Spitalfields, ci sono le strade in cui il famigerato Jack lo Squartatore fece strage nel XIX secolo.
Hamblin è convinto che i suoi delitti furono parte di un'ampia cospirazione massonica che rispondeva a precise esigenze occulte. In sintesi, Jack lo Squartatore faceva parte degli Illuminati. I più famosi e cruenti misteri della Londra vittoriana furono per certo i delitti di Jack lo Squartatore del 1888, quando diverse prostitute furono uccise e orribilmente mutilate proprio in queste strade. Il colpevole non venne mai preso, ma furono avanzate molte teorie sul perché dei suoi delitti. Nessuna diede dei risultati, ma recentemente sono emersi degli strani collegamenti occulti su come i corpi vennero mutilati, il modo in cui furono abbandonati e il luogo in cui furono uccise quelle persone. Vuoi dire che il luogo avrebbe una sua importanza? Ecco, se collochi i siti dei delitti su una mappa, questi formano un parallelogramma esatto. Allora, 1, 2, 3 e 4. E queste sono le quattro donne che sono state uccise all'esterno. Ce n'è una quinta che è stata uccisa in casa, in circostanze diverse, ma queste quattro sembrano avere un collegamento rituale. E adesso, se sovrapponi i siti a una... Una mappa? Otterresti questo. Molto bene. Allora, noi siamo qui. Ma perché avrebbe scelto questi punti? Qual è il significato? Siamo di nuovo davanti alla necessità di delimitare uno spazio sacro in vista di un probabile rituale di magia nera, volto ad ottenere potere. Quindi tu pensi, sì, che Jack lo Squartatore fosse un membro degli Illuminati? Aveva certamente una comprensione dei principi in base ai quali si muovevano. Se ne era membro, direi sicuramente di secondo piano, in quanto agiva da solo. Sapendo questo, c'è un'idea di chi potrebbe essere stato? Ecco, i sospetti si concentrano tutti su un certo Robert Donson Stevenson, uno studioso dell'occulto che, come giornalista, scrisse diversi articoli sul rapporto tra i delitti di Jack lo Squartatore e la magia nera. Venne fermato 3 volte durante le indagini, ma in mancanza di prove venne sempre rilasciato, rimanendo comunque tra i principali indiziati. Una delle ipotesi che vennero avanzate sull'orrore dei delitti di quei giorni è che le lacerazioni vennero inferte per rispondere a un determinato motivo geometrico, che non era semplicemente la vecchia condanna a morte massonica per gli spergiuri, che pure esisteva, ma allo stesso tempo c'era anche un aspetto geometrico nelle mutilazioni che infliggeva alle vittime. E questo aveva un significato molto sinistro. Ma chi era in realtà Jack lo Squartatore? E perché infliggeva quelle particolari mutilazioni alle sue sventurate vittime? Quando ci si confronta con le prove dell'influenza degli Illuminati su Londra, il caso sembra chiuso. Ma c'è veramente un tentativo da parte di un gruppo di dirigere le nostre vite, le nostre politiche, le nostre economie e persino la costruzione delle nostre città? Oppure è solo il tentativo di alcuni di rispolverare vecchie teorie per costruire una formidabile leggenda? Più invecchio e più cerco di studiare a fondo la nostra società e i motivi per cui alcuni eventi hanno luogo in un modo spesso del tutto inaspettato. La mia esperienza di vita mi suggerisce l'esistenza di alcune influenze che vanno oltre il semplice rapporto causa-effetto che tutti conosciamo, ma questa è più una sensazione. Non posso dire, io sono sicuro che esista per A, B, C e D. Non ho le prove che sia una pericolosa società segreta. Però, quando guardo a tutte le cose che succedono, intendo in politica, in economia e a livello internazionale, è allora che non posso fare a meno di chiedermi per quale motivo succedano certe cose. Ma il mio è solo un punto interrogativo, non ho alcuna certezza in merito.
Una mia vicina, ad esempio, è pienamente convinta, dico sul serio, che siano gli Illuminati a dirigere il mondo e che stiano cercando di stabilire un nuovo ordine mondiale, progetto questo che sta loro riuscendo. E la cosa la terrorizza al punto da riunirsi con i suoi amici. Persino il loro consigliere religioso è ormai dell'idea che siano gli Illuminati a comandare. Quindi per alcuni si tratta di una minaccia concreta e tangibile. Sì, è molto concreta e tangibile. E il fatto che la maggior parte della gente non se ne renda conto, che l'uomo della strada non se ne renda conto, dimostra soltanto che quasi tutti ormai si limitano a vivere un'esistenza non cosciente, diciamo pure da zombie, perché non si può non vedere la minaccia che pende sulle nostre teste. L'aspetto più interessante di queste società dei giorni nostri, come i neotemplari e ovviamente anche i massoni, è cosa hanno in comune. Sono segrete e chiuse in loro stesse, e questo permette loro di divertirsi e di giocare con le vecchie tradizioni. Ma sono inoffensive, anche se per la loro segretezza si sono guadagnate la fama di società sataniche, ma non è assolutamente una fama meritata, in quanto sono davvero inoffensive. Io ritengo che potrebbe trattarsi del contrario di ciò che molti pensano. Voglio dire, gli Illuminati vengono visti come qualcosa di nefasto, di oscuro. Dei manipolatori che vogliono piegare il mondo intero ai loro voleri. E se non fosse così? Se fossero brave persone interessate solo a tramandare antiche tradizioni, antiche convinzioni simboliche precristiane, venute prima del libro. E se stessero cercando di farci in qualche modo comprendere alcune di quelle idee, la matematica, ad esempio, o la geometria, potrebbero farci trovare anche Dio? Oppure i veri elementi spirituali della vita? Se torniamo indietro al concetto originario degli Illuminati, quando nacque quel nome, l'idea era quella di costruire un mondo migliore. Non solo per le persone più influenti, ma anche per le persone comuni. Nelle mie riflessioni, e grazie a un gran numero di libri diversi, mi è sembrato che qualcosa di quel concetto originario debba ancora esistere, ma che è diventato più sotterraneo di quanto non si pensi oggi. È molto simile negli obiettivi a ciò che era nel 1776, l'intenzione di rendere migliore questo mondo, ma dobbiamo ricordare che le persone che ne fanno parte sono estremamente pazienti. In un mondo in cui tutto sembra accadere in due minuti, gli Illuminati, se è così che volete ancora chiamarli, pensano in termini di generazioni. Di più generazioni. Si prendono tutto il tempo, ma anche se lentamente stanno davvero rendendo migliore questo mondo. Ma esistono davvero? Beh, dopo quanto ho sentito, è difficile ritenerli solo una leggenda metropolitana. Sicuramente ci sono le prove che gruppi di personaggi potenti abbiano lavorato negli ultimi 200 anni per influenzare gli eventi e cambiare il corso della storia rimanendo nell'ombra. Ma lo stanno facendo ancora? Ditemelo voi. Alla prossima!